pomeriggio nel quale il Perugia ha fatto un po' tutto da solo, ha dominato la partita, dominato forse è una parola un po' troppo pesante, però ha condotto la partita in lungo e in largo e quello che è venuto fuori da parte dello Spezia sono stati errori del Perugia. Sì, sicuramente è un punto che ci va un po' stretto. Peccato per quei minuti finali nel primo tempo dove abbiamo preso due gol negli unici due tiri loro, tra l'altro in calci da fermo. Quindi sì, c'è un po' di rammarico, però stiamo migliorando partita dopo partita e dobbiamo essere bravi a continuare così. L'impressione è che quella del Perugia sia una squadra che può avere tante soluzioni. Abbiamo visto praticamente tre moduli nel corso di questa partita, con un finale addirittura con il 4-2-4, con due esterni, due punte, e un centrocampo con Te e Kwan. Questa è una caratteristica che può dare dei risultati, no? Sì, abbiamo tantissimi giocatori bravi davanti che ci permettono di variare i moduli anche a partita in corso, e oggi ne è stata la prova, quindi niente, abbiamo fatto bene, siamo contenti comunque della prestazione, ci portiamo a casa il punto, anche se dispiace, insomma, perché i 3 punti ci stavano. Sabato si era vista un po' di stanchezza per le due partite in nazionale da parte tua, oggi partita dura perché a centrocampo c'era tanta, tanta rapidità, tanto agonismo, però diciamo una buona partita da parte tua, come la giudichi? Sì, abbiamo fatto, non solo io, penso che tutti abbiamo fatto una buona partita e niente, ogni tanto magari ci sta di essere stanchi come me, come magari anche altri quando giocano e fanno meno bene di altre volte, però l'importante è avere comunque tanti giocatori che sono pronti ad entrare e noi abbiamo la fortuna di avere una squadra con 22 titolari, quindi direi che non ci sono problemi sotto questo punto di vista. Conclusione della battuta, punto guadagnato, 2 punti persi. Ma no, dai, ci prendiamo questo punto, guardiamo positivo, teniamo il bicchiere mezzo pieno e ci teniamo la prestazione molto buona e niente, sicuramente giocando così potremo fare molto bene da qui in avanti. Grazie Marco Carraro.